Buongiorno da Roma e da dove se no? Oggi bisogna stare a Roma per capire, perché qui non si capisce. Quello si dimette, non si dimette, lo sfiduciano ieri sera alle 19:30, annuncio. Mi dimetto, però ho 20 giorni di tempo per ripensarci. Adesso io non voglio ricordare a Marino qual è la vulgata popolare, un po' volgare. Su chi ci ripensa, che cosa è chi ci ripensa? Non glielo voglio dire io, se lo deve far spiegare per strada. Scusate, ma faccio bene o male a ripensarci? Se non lo farà, pazienza. Comunque, io sono venuto a Roma perché devo capire. Ha detto ci ripenso, stamattina sui giornali la tragedia di un uomo normale, Marino, un uomo solo, che i romani dicevano quello è un sola perché ci imbroglia e invece è rimasto solo, senza il suo partito. Però attenzione, Marino è andato in comune oggi, ha sposato una coppia. Quindi io ho pensato, qui bisogna andare a Roma per capire veramente la situazione. Mi sono dimesso da accusatore di Marino, perché Marino è mezzo esploso e quindi io non voglio accanirmi con i deboli. E difatti il titolo, se Cotellessa dalla regia me lo mette dentro, eccolo qua. Il titolo che ho scelto oggi è Marino, punto. E gli altri? Perché non può aver fatto tutto da solo Marino, lo sfascio in cui i romani vivono tutti i giorni, non può essere stato solo lui. Io comunque mi sono dimesso da accusatore suo, voglio parlare degli altri. Ho lasciato a Milano la fascia provvisoria da sindaco che avevo indossato l'altro giorno, eccola lì sul tavolo a Milano, è rimasta, basta, ve la faccio vedere l'ultima volta e poi. Chiunque può fare il sindaco a Roma, sia mentre c'era Marino e sia dopo Marino, chiunque può fare il sindaco a Roma senza usurpare nessun titolo. Se l'ha fatto Marino, lo può fare chiunque. Per esempio, lo può fare Virginia Raggi, che è qui a fianco a me, lo può fare con merito, perché vedete che è una persona giovane, è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, Buongiorno grazie Raggi, dell'invito. io penso ti posso dare del tu per una questione di età. Però ci possiamo dare del tu tutte e due perché se no non vale. Va Ma se bene, no allora va faccio pure bene. lei, insomma. In ogni caso il Movimento 5 Stelle è estraneo a queste cose, è stato all'opposizione anche ieri e chiunque può fare il sindaco a Roma, no? Chiunque sia onesto e voglia governare con buon senso questa città, buon senso che assolutamente non abbiamo visto in questi 2 anni e che soprattutto è mancato in questi almeno ultimi 20 anni. Una città che purtroppo è andata, come dire, deteriorandosi, rovinandosi sempre di più e questi 2 anni anche noi alla fine, dopo aver visto il programma del sindaco Marino, per molte cose era ricalcato sul nostro, abbiamo sperato di poter introdurre alcuni nostri temi. Così non è stato, per cui una città sfasciata, diciamolo. Adesso ci vuole onestà, buon senso, competenza e i cittadini che Non potranno abbiamo detto ricostruire. poco, Virginia, abbiamo Beh. detto parecchie cosette. Qua a Roma c'è sempre stata, da sempre, una doppia griglia. Una griglia di problemi della città e dei romani, e una griglia dei problemi della politica, perché Sì. a Roma è anche la capitale e c'è anche il Parlamento, c'è anche la politica, c'è il vertice dei partiti. Intanto una questione che vi riguarda, la voglio dire io. Ieri succedeva questa cosa di Marino. Però diciamo che la sera prima c'era stata anche una puntata interessante di Matrix in cui era stata invitata la senatrice Taverna, che è stata vittima anche di insulti al Senato, e il senatore D'Anna, che è stato protagonista di questi insulti. Il senatore D'Anna sono giorni che sostiene, nonostante i 5 giorni di squalifica siano pochi, lui sostiene sono ingiusti perché non esiste la prova che io abbia fatto gestacci. Allora, io voglio dire al senatore D'Anna che mica può dire queste cose in televisione, perché la prova esiste, vediamo se Cotellessa me la fa vedere. Eccolo qua, questo è il senatore D'Anna in una delle sue espressioni che lui ritiene normali, abitudinarie e quindi non volgari. Ecco, si sta rivolgendo ai banchi del Movimento 5 Stelle, si sta rivolgendo proprio alla senatrice Taverna che in quel momento denuncia un altro gesto ancora più Sì, volgare fatto dal suo collega, collega. no? Sì. Allora, senatore D'Anna, abbia pazienza, io non è che della prova televisiva faccio il mio credo, la mia religione, però.
Diciamo che negare l'innegabile credo sia diventato uno sport ormai attuale di questi politici e mi lasci passare il termine di questi politicanti che purtroppo ci governano. Noi siamo ostaggio, tanto nella città di Roma quanto in Parlamento, di persone che non hanno assolutamente rispetto per le istituzioni che rappresentano, per il ruolo che ricoprono e per lo Stato. Queste ultime vicende alle quali lei ha fatto, tu hai fatto riferimento, ne sono assolutamente la prova. Se noi pensiamo di voler essere governati da persone così, credo che possiamo tranquillamente emigrare tutti quanti. Io credo che Ma l'Italia, dove come andiamo? Roma, Dobbiamo migrare tutti. dovunque, guardi dovunque, guarda, Sì. dovunque, ora mi abituo anche a darci del tu. Certo. Dovunque può essere un posto migliore di questo, perché se questo è il livello dei politici e delle persone che vogliono amministrarci e insegnarci la retta via, per me noi non abbiamo nulla da spartire con loro. Se invece vogliamo provare a rilanciare, a salvare l'Italia e a far risorgere Roma, allora forse dobbiamo elevarci un pochino e provare a fare qualcosa di meglio di quello che è stato fatto fino adesso. Parliamo del futuro, perché Marino è sempre Presente. lì presente. Parliamo del futuro a Roma, perché secondo me a Roma uno che abita a Roma dice: ma sarebbe già una gran cosa se nel prossimo futuro, quindi la prossima giunta, il prossimo sindaco, fossero completamente estranei a quelli che ci sono stati finora. Lo dico da romano, non lo dico da simpatizzante o da tifoso. Sì. Voi come vi state attrezzando? Ma noi siamo di fatto già attrezzati, almeno da Mafia Capitale noi eravamo pronti, da quando è scoppiato lo scandalo, quindi circa un anno fa, eravamo pronti a prendere in mano le redini di questa città, anche perché qui non solo serve un taglio radicale con i vecchi politici e con le persone che fino ad oggi, alternandosi, perché poi le giunte sono state un po' di destra e un po' di sinistra, ma comunque alternandosi hanno sfasciato la città, hanno distrutto tutto. Qui serve qualcuno che inizi a mettere in campo soluzioni. Noi fino ad oggi abbiamo assistito a come dire, un ricambio di politici che si riciclavano, oggi arrivava quello con l'occhio celeste, il sorriso smagliante, l'intellettuale, però di fatto le promesse elettorali Quello non venivano intellettuale mai. non l'ho registrato in questi anni. Chi poteva essere, diciamo? Non so, mi dicono che adesso sia diventato un cineasta. D'accordo. Ah, il sindaco Veltroni, però è Sì. stato certamente un intellettuale. Il punto è che non servono belle facce per governare, serve serietà e servono soluzioni, perché una città che affoga in un mare di problemi ha bisogno di soluzioni, ha bisogno di una soluzione per la mobilità, il trasporto pubblico non può essere tagliato o razionalizzato, come dicono loro, il trasporto pubblico deve essere incrementato, servono corsie preferenziali, servono corsie per le biciclette, serve il bike sharing, servono tante soluzioni che tutte insieme complessivamente consentano di risolvere il problema, che è un problema grandissimo per chi vive a Roma, della mobilità. In 2 anni non è stato fatto niente, ma neanche negli anni precedenti, eppure c'erano delle bellissime persone, delle bellissime facce a governare questa città. Ma nessuno mai risolveva. Così il problema dei rifiuti. Roma è una città che affoga nella monnezza, come si chiama a Roma. Abbiamo visto i topi, abbiamo visto i maiali, ma che cos'altro dobbiamo vedere? Perché un sindaco e una giunta decidano e si decidano a risolvere questo problema. La scuola, le scuole cadono a pezzi, ma letteralmente. Noi la mattina, noi facciamo, in realtà, tutte noi famiglie, facciamo un patto con lo Stato. Noi vi affidiamo i nostri figli perché voi li educhiate e ce li restituiate vivi. E invece noi ogni volta li mandiamo a scuola e queste scuole talvolta non hanno neanche l'agibilità, perché comunque mancano le scale antincendio, perché mancano gli estintori, perché i soffitti sono pericolanti, alcune scuole sono puntellate e quando noi chiediamo di finanziare la scuola pubblica ci viene risposto che non ci sono soldi. Fermi, tutti fermi. Perché sicuramente saprai che noi abbiamo presieduto con onore, mi permetto di dire, la Commissione Revisione della Spesa. E in un anno di funzionamento, poi l'hanno chiusa perché probabilmente funzionava troppo bene, in un anno ha rilevato oltre 1 miliardo e 300 milioni di sprechi Di possibili annui, risparmi, di possibili di risparmi, possibili chiamiamo risparmi, possibili risparmi. sprechi e possibili Questo è molto risparmi. interessante, andrebbe sottoposto alla cittadinanza. Io devo dire, voi naturalmente siete opposizione anche al governo, un'opposizione netta, molto importante, e Ma non anzi, pregiudiziale. esatto, voglio arrivare a questo, perché nell'ultimo periodo voi avete detto, beh, però Renzi praticamente sta diventando complice di Marino, perché
lo sta tenendo lì, lo difende, eh? L'ha tenuto in vita, l'ha tenuto in vita. Però devo dire questo, che nelle ultime ore sono venute fuori almeno tre cose importanti che bisogna dare atto al governo, a Renzi, non al governo, non mi interessa, mi interessa proprio quello che ha detto Renzi. Primo, ha tagliato netto l'altro ieri di fronte a questa marea incredibile di note spese. Se un dipendente qualsiasi di qualsiasi azienda presenta delle note spese così, lo cacciano alla seconda, assolutamente. No? Però poi la seconda cosa che ha detto ieri Renzi, che è trapelata, che a me è piaciuta, è si vota a maggio, si fa un commissario ma si vota a maggio. La terza cosa che a me è piaciuta, però magari qui molti si disturberanno, è che ha detto: al momento attuale a Roma il mio partito non può fare le primarie, deve decidere il segretario. Penso che ha ragione su questo, perché penso che l'elezione di Marina è stata fortemente viziata da questa rete di complicità che dentro il PD era molto forte, e forse anche altrove. Forse anche altrove, e mi permetterei di dire che non userei un verbo, diciamo, al passato. Io mi permetto di dire che questa rete di complicità è tuttora forte, perché comunque questi partiti hanno governato per anni con la complicità, e non mi riferisco adesso solo a Mafia Capitale, consentitemi di allargare un attimo lo spettro dell'indagine, con la complicità delle lobby, per esempio del cemento, con le lobby degli affari, degli imprenditori, che hanno purtroppo guidato un'azione politica non nell'interesse della cittadinanza, ma nell'interesse esclusivo di alcune categorie. Per cui di fatto questi partiti sono compenetrati, hanno le mani legate, perché devono rendere favori a persone che chiedono il conto, chiedono di pagare il conto. E questo significa che di fatto poi l'azione politica non può che andare in una certa direzione. I cittadini, i semplici cittadini che non hanno finanziato campagne elettorali, che non fanno pressione, che non vanno in Campidoglio a fare pressione, a bussare, a tirare per la giacchetta questi politici, vengono sistematicamente dimenticati. Vengono dimenticati, sempre, perché nessuno ha interesse a, come dire, a fare qualcosa per loro, perché tanto loro non hanno alcun potere contrattuale, e questo è bruttissimo, è squallido, è triste, questa cosa deve finire. Adesso tutti i politici iniziano a prendere, tutti i politici del PD iniziano a prendere le distanze di Marino, ma di fatto l'hanno sostenuto fino a ieri, per un anno dopo Mafia Capitale lo hanno tenuto in piedi. Ecco, questa data io la vorrei fissare, perché noi... tu hai illustrato una posizione politica, quella del Movimento 5 Stelle, legittima e confortata da molte prove che ci sono sotto i nostri occhi. Però è passato più di un anno da Mafia Capitale, che tra l'altro è avvenuto a rate. Sì. Ecco, e che tra l'altro è stata una scelta, sì, ben precisa da parte del procuratore, l'hanno spiegato bene i suoi, per non fare proprio quelle esplosioni che poi portano a nulla. È andato un prima fetta e hanno avvertito i partiti, in particolare il PD: fate pulizia. Poi hanno detto: ci sono le elezioni, non disturbiamo più. E le elezioni erano le elezioni europee, sì, però erano elezioni. Certo. Allora, non disturbiamo adesso. Poi hanno dato una seconda tranche di conferma delle cose più gravi, e con altri particolari, altri interrogatori. Nel frattempo alcuni degli indagati, Buzio, De Vaine, hanno anche parlato, confessato, quindi sono uscite anche quelle cose lì. Bene, sostanzialmente la politica dei partiti coinvolti ha fatto un po' finta di niente, perché non è che sono usciti capigruppo, sono usciti personaggi importanti della regione, del comune. Ora io voglio fermare la data di Mafia Capitale, perché secondo me è una certezza che noi abbiamo. Noi non sappiamo se cambierà la politica dei partiti, noi sappiamo che però quella roba lì deve essere cacciata fuori dalla politica di Roma, sì, e dalla vita sociale di Roma, no? Assolutamente. Qua vi chiedo, voi siete pronti per queste elezioni a presentarvi come alternativa a tutto quello che c'è stato? Assolutamente. È chiaro, è ovvio. Farei esattamente come state dicendo voi. Però se ci fosse la possibilità di avere una ragionevole certezza che un gruppo di persone di buona volontà e oneste si mette assieme anche al di là
della sigla del movimento voi vi fidereste o no? Perché questo è un punto politico che un po' vi rafforza e un po' vi indebolisce già da 2 anni. Cioè, vincere sì, ma da soli, oppure vincere per il bene con chi pensiamo che possa starci. Vedi, adesso ho Sì, azzeccato con il tuo. azzeccato, però questo non è un punto da poco, eh. No, non è un punto da poco, però lasciatemi dire una cosa. Tu puoi dire quello che Dopo, vuoi, sei qui per dire quello che vuoi. grazie, dopo proprio questa vicenda di Mafia Capitale, quello che abbiamo imparato è che non possiamo fidarci di nessuno che si proponga come. È vero, fino adesso ho fatto parte di, ma io sono pulito, io cambierò, No, ma non io. parlo di militanti o di dirigenti di partito, parlo anche di persone che non la pensano come il Movimento 5 Stelle, ma che però in questo momento devono uscire dalla trappola, come voi, come i Allora, romani. noi auspichiamo che un domani, a concorrere alle elezioni, non solo amministrative di Roma, ma poi alle politiche, ci siano tanti gruppi, tanti altri movimenti come il Movimento 5 Stelle, fatto di persone oneste, di persone pulite, che magari non la pensano come noi su tutti i fronti. Per esempio, ritengono che la mobilità sostenibile non sia un tema importante, va benissimo, però altri cittadini che decidono di partecipare in prima persona alla gestione della cosa pubblica e si propongono, spezzando peraltro questa delega che per anni è stata una delega in bianco ai partiti. Per cui effettivamente se noi un domani riuscissimo a concorrere con altre forze oneste, perché no? Però concorrere. Poi come abbiamo fatto sino ad oggi in tutte le aule, l'aula parlamentare, l'assemblea capitolina, No, eccetera, fino ad noi oggi faremo, no. come dire, delle convergenze sui temi. Se un tema a nostro avviso è ritenuto fondamentale per i cittadini, noi non abbiamo Non è stato problema a. sempre così in tutte le aule parlamentari. In questa fase c'è una fase del movimento per cui è così, in altre fasi ci sono stati momenti in cui su qualcosa si poteva trovare la convergenza, ma anche il movimento l'ha respinta, i parlamentari. Io sono testimone di, adesso voglio stare, non è il processo alla politica del Movimento 5 Stelle, voglio parlare di due cose però. Diciamo che abbiamo cercato di rimanere il più possibile Finito fedeli. l'ultima ora, cadono calcinacci in classe ad Ecco, Agrigento, ecco. ecco, feriti maestri e alunni. Un attimo fa Virginia ha detto, adesso ci Ma io crolleranno non le perché scuole, non è che ho la sfera di non cristallo, sei neanche eh. menagramo, è proprio che No, è sai che proprio così. è La quello. scuola pubblica ha bisogno di tutto e soprattutto di interventi strutturali. Andiamo avanti su due problemi, veloci, perché ci mancano 2 minuti, ma sono Pronti? tutti tuoi. Il giubileo si dovrà fare Il comunque. giubileo si dovrà Voi fare come vi comunque. impegnate su questo, in ogni Noi già da caso? luglio avevamo proposto, parlando con Monsignor Fisichella, delle linee guida per il giubileo dell'onestà, quindi fare immediatamente degli appalti con gare pubbliche, con standard europei, per poter scegliere le imprese in maniera Per chiara, fare i per lavori. fare i lavori. Purtroppo il nodo è stato sciolto e qui la responsabilità è tutta di Renzi. E secondo me anche comunque di tutto il PD è stato sciolto a fine agosto, in modo tale che si dovesse arrivare per Con forza, con l'emergenza, e l'emergenza, con non ci sono i l'emergenza tempi, succedono bisogna sempre fare, le facciamo cose. affidamenti diretti, gare, procedure La seconda ristrette. cosa, abbiamo un minuto, il Pronti? commissario. Il commissario si insedia tra 20 giorni, speriamo che Marino non ci Se ripensi. dimissioni con riserva, Ecco, diciamo. però se si insedia poi rischia, come in tante città, di dire sì, il commissario ci sta fino alle elezioni, ma se non c'è la scadenza già fissata, poi il commissario prosegue. Beh, noi chiederemo con forza che si vada alle elezioni nella prima finestra utile, perché i cittadini si meritano finalmente un governo che si prenda a cuore e prenda in carico i problemi della città. Contro chi pensate, che si svolgeranno le vostre elezioni? Contro la vecchia politica. Assolutamente. Quindi tutte e due, sia il centrodestra che il centrosinistra. Prevediamo coalizzazioni improbabili, del resto hanno fatto di tutto, avrebbero preferito bruciare la città e di fatto per un anno l'hanno lasciata bruciare piuttosto che rimandare i romani al voto. Avevano paura del voto e si è visto, si sono tenuti, si sono asserragliati nelle loro Colpa di posizioni. Di Probabile, Battista, alla fine, perché avevano sicuro. paura di Battista, per Colpa carità. nostra. No, vabbè, sto scherzando, naturalmente hai detto una cosa che è il fondamento della democrazia, quindi ci fermiamo qua. Va Questa è bene. l'analisi che a caldo il Movimento 5 Stelle a Roma, con un consigliere comunale di Roma dell'opposizione, ha fatto per noi. Noi ci rivediamo lunedì, spero di avere un altro ospite sempre su Roma e alle 13:30 questa rubrica va in questa sera in replica alle 21:15, la trovate sul sito. Buona giornata, grazie a Virginia Arrivederci, grazie a Raggi. voi.